dell'agenzia Stampa Italia. Allora oggi andremo a conoscere l'ultima partita della Serie B, quella tra il Trapani e il Perugia, una partita importante per entrambe le squadre. Ad oggi il Trapani è l'unica squadra che non ha perso in Serie B, oggi se la vedrà con il Perugia. Allora io vorrei subito sentire il nostro esperto per agenzia Stampa Italia, Alessandro Antoniacci. Qual è la sfida tattica che tu che conosci bene il calcio e sei un esperto, quale sarà la sfida tra i due allenatori, quali schemi adotteranno entrambe le squadre? Innanzitutto un test estremamente probante per i grifoni, reduci dalla bella, anzi bellissima prestazione casalinga contro il Cesena, un Cesena completamente annichilito dalla formazione biancorossa. Gli uomini di Bisoli hanno creato tantissime occasioni, non sono riusciti a concretizzarle, è vero, complice l'arbitro e l'abbiamo detto, complice la sfortuna, ma non può sempre andar male, e se è questo l'atteggiamento sia da un punto di vista di impatto caratteriale che tattico, i grifoni non possono che ottenere risultati, a partire appunto da questa trasferta siciliana, Trapani che, come sottolineavi, è sì imbattuto, ma è imbattuto grazie anche ad un calendario piuttosto favorevole, come tu prima mi puntualizzavi, Ettore, 5 partite interne a fronte di 2 esterne appunto per la formazione di Sarze e Cosmi, e un calendario in termini di avversari piuttosto agevole anche e soprattutto rispetto al nostro. Le formazioni adottano 2 schemi di gioco, 2 moduli completamente diversi, e a livello numerico e per caratteristica appunto dell'impianto d'azione che implicano. Il Perugia si schiera con il confermatissimo 4-2-3-1 che punta su una difesa 4, tra l'altro miglior difesa del campionato al pari del Cesena, anche se il Cesena ha una difesa in più, ha una partita in più. I favoriti per le 4 maglie da titolari sono Del Prete Lassan sugli esterni, quindi si prospetta appunto l'esordio dell'ex Latina Lassan dal primo minuto, che resta comunque anche la nostra curiosità perché l'abbiamo visto nello spezzone di gara contro il Cesena. Sappiamo che non è al massimo della condizione, ma speriamo in un suo apporto in termini di corsa, in termini di protezione della nostra area, ma ce l'aspettiamo piuttosto propositivo anche nella metà campo avversaria. Confermata la mediana della Rocca Rizzo, quindi fosforo e quantità e capacità di inserimento da parte dei due mediani biancorossi, la tre quarti secondo me sarà la chiave di volta appunto di questa partita. Confermatissimo chiaramente il classe 1997, Drolet, che è stata la vera e propria rivelazione di queste ultime 2 di campionato, in particolare contro il Cesena l'ivoriano ha mostrato tutte le sue doti di corsa, il coraggio nel tentare sempre comunque l'uno contro uno e di vincerlo grazie al baricentro basso, la rapidità nello stretto e sul lungo che lo contraddistingue. Al centro della tre quarti agirà ovviamente l'Anzafame dopo la buona prestazione contro i Romagnoli, e il favorito per la terza maglia da titolare per quel che riguarda la tre quarti è Di Carmine, che per caratteristiche chiaramente ti dà quello che non ti possono dare i parigini, i Spinazzola, i Zapata, ovvero più fisicità e più supporto ad Ardemagni, che sarà come di consueto l'unica punta della formazione di Bisoli. Risponde il Trapani con un 4-3-1-2, noi vediamo quella che dovrebbe essere la formazione titolare con Nicolas in porta, Fazio e Rizzato terzini, vecchia conoscenza biancorossa, Gennaro Scognamiglio al centro della difesa, Perticone, Scozzarella, Barillà, Ciaramitaro in mediana, Bevi Coronado, classe 1992, brasiliano, rivelazione di questo inizio campionato sulla tre quarti, a ridosso di Torregrossa, di proprietà del Verona, ex Crotone che già l'anno scorso ai noi ci ha fatto male, punta piuttosto fisica, abile nel gioco aereo, e uno tra Citro e Montalto, il ballottaggio ancora aperto, Cosmi sembra non aver ancora sciolto le riserve. Che partita sarà da un punto di vista tattico? Si deciderà molto, quasi tutto a centrocampo, con le geometrie, la tecnica di Della Rocca, il dinamismo, la corsa e le doti di inserimento di Rizzo che potrebbero fare la differenza. Dall'altra parte, nella mediana a 3 trapanese agiscono Scozzarella, mezzala di qualità dalle ottime doti balistiche e che anche a livello geometrico può assicurare appunto l'impianto di gioco alla formazione siciliana, Antonino Barillà, ex grande prospetto del calcio italiano, lo ricordiamo per qualche presenza in Under 21 ai tempi della Regina, e l'esperto Ciaramitaro, ex Palermo e Salernitana. Ecco, due ottimi centrocampi, sia quello trapanese che quello biancorosso. I biancorossi in più hanno una tre quarti con possibilità veramente ampie, soprattutto in fase offensiva. A mio avviso l'uomo decisivo potrebbe essere di nuovo Drolet.
Qualora agisse a destra, avrebbe sulla sua corsia Rizzato, che è terzino d'esperienza, 33 anni, lo ricordiamo anche in Serie A con la Sampdoria, ma terzino piuttosto bloccato e statico. In questo senso le doti dell'uno contro uno di Drolet potrebbero far male e creare quella superiorità numerica che ci potrebbe permettere di organizzare potenziali occasioni da gol. Dall'altra parte c'è Di Carmine. Di Carmine si troverà presumibilmente di fronte Fazio. La sua fisicità, il suo preponderare appunto fisicamente a livello esplosivo sul diretto avversario potrebbe creare situazioni interessanti per gli inserimenti e dei centrocampisti Rizzo e Della Rocca. Rizzo e Della Rocca si sono inseriti a getto continuo contro il Cesena. Ci auguriamo che questo movimento senza palla, frutto anche della qualità di gioco che dovrebbero esprimere i biancorossi, gli possa consentire di trovarsi più volte nell'area avversaria. E poi c'è Lanzafame che dovrebbe essere il fuoriclasse del Perugia, lo è per colpi, speriamo sia più incisivo rispetto alle ultime prestazioni, anche se, ripeto, Lanzafame è uno dei calciatori tecnicamente più abili e forti della categoria, ad ispirare Ardemagni, quindi Lanzafame è rifinitore, e a sfruttare quelle che sono le sue doti balistiche, tentando la conclusione da fuori. Ardemagni è parso un pochino solo nelle ultime prestazioni ed è proprio per questo che è stato rinfoltito il settore offensivo. Io sono convinto che un Ardemagni, che presumibilmente sarà preso in consegna da Perticone, potrebbe essere l'altro uomo in più della gara di stasera. Io sono convinto che il nostro centroavanti si potrebbe risbloccare dopo il gol nella prima di campionato contro il Como, sfruttando sì le sue doti aerei, ma sfruttando anche i dribbling, le incursioni di Drolet e Lanzafame, che potrebbero liberare spazi interessantissimi per lui. Loro davanti sono piuttosto fisici, se è vero che la coppia titolare dovrebbe essere Torregrossa Montalto. Torregrossa sarà, a mio parere, preso in consegna da Volta per bloccarne le doti aeree, per una marcatura diciamo un pochino più statica, per non consentirgli e di colpire di testa ed andare a segno e di fare sponde per gli eventuali inserimenti dei compagni di reparto. Attenzione a Coronado è il trequartista di questo Trapani, lo dicevo prima, un classe 92 brasiliano, ottime doti balistiche, ottime doti di rifinitore, e a lui bisogna lasciare davvero poco margine d'azione. In questo senso penso che a turno scalerà uno tra Rizzo e Della Rocca in fase di non possesso. Per quanto riguarda invece l'altro centrale biancorosso, Belmonte, sarà lui a prendere in consegna Citro o Montalto, a seconda di chi dei due giocherà. Serve molta dedizione da un punto di vista tattico anche ai due terzini, mi riferisco ad Alassane da una parte del Prete dall'altra, devono fare buona guardia nella propria metà campo, ma serve assolutamente la loro spinta in fase offensiva. A mio parere le sovrapposizioni di Del Prete sull'autri destra e di Alassane sull'autri sinistra, che chiaramente è ancora lacunoso in termini di esperienza ma ti assicura di più oltre la metà campo anche rispetto a Capitan Comotto, al quale però personalmente non rinuncerai mai, potrebbero essere un'altra delle chiavi fondamentali al fine di ottenere un risultato, perché no, importante, e perché no una vittoria sul campo di un Trapani che è partito bene, che arriva a questa partita abbastanza tranquillo da un punto di vista psicologico, il che può essere un bene o no, perché il calo di concentrazione ci può stare. Il Perugia invece arriva a Trapani con il metaforico coltello tra i denti, e allora ci auguriamo che proprio questo atteggiamento, questa voglia di riscatto dopo il solo punto ottenuto in due partite dominate dai Grifoni, mi riferisco ovviamente al secondo tempo di La Spezia e ai 90 minuti contro il Cesena, possa essere di buon auspicio. Concludiamo nel dire, mi correggo, ho sbagliato, volevo dire solo una cosa: 6 partite ha giocato con questa del Perugia, 4 in casa e 2 fuori, io proiettavo in un'altra situazione, è una squadra che, come giustamente hai ricordato tu, non ha perso mai. Andiamo a vedere: 9 le reti segnate, 4 nel primo tempo, 5 nel secondo tempo. Le reti subite, una nel primo tempo solo negli ultimi minuti, dal 31esimo e il 45esimo, mentre ne ha subite 3 nel secondo tempo, e queste sono le reti che ha subito. Ma attenzione all'inizio del secondo tempo, dove ha segnato di più, 3 reti rispetto alle 9 segnate, di cui 8 in casa e 1 fuori. Per gli amanti della statistica c'è un solo precedente, si è verificato il venerdì 12 dicembre 2014, Trapani e Perugia 2-2. Finiamo nel dire chi è l'arbitro di questa contesa, Trapani-Perugia, arbitro Gersini di Genova,
che ha le seguenti diciamo che ha le seguenti statistiche: terza stagione in Serie B, due gare solo in Serie A, 37 in B, 25 le vittorie in casa, 9 pareggi e 5 le sconfitte, 6 le espulsioni e 14 rigori.